Bentornati sul canale, oggi vedremo cosa sono gli spot welder o saldatrici a punti, a cosa servono e il mio ultimo acquisto su Amazon. Buona visione. Una saldatrice a punti è un dispositivo che convoglia una certa corrente su due puntali metallici. È per mezzo del calore sviluppato nei punti in cui gli elettrodi si trovano a contatto, per effetto Joule, effettuerà una saldatura tra i due pezzi metallici. I vantaggi di questo tipo di saldatura è che l'aria riscaldata è molto circoscritta e che è molto economica, non richiedendo stagno o altri materiali consumabili. Queste caratteristiche sono l'ideale quando abbiamo bisogno di saldare delle lamelle oppure dei pacchi batterie con celle agli ioni di litio che, come sappiamo, temono molto il calore. Il mio ultimo acquisto è proprio una saldatrice a punti portatile, molto economica, acquistata su Amazon, di cui vi lascerò il link in descrizione. Ma passiamo subito all'unboxing. Aprirò con voi il pacco appena arrivato e faremo anche dei test. Come possiamo vedere, le istruzioni sono in inglese, ma grazie al display diventa molto semplice l'utilizzo di tutte le funzioni. Adesso accendo per la prima volta con voi il dispositivo con il tasto, secondo tasto, quello inferiore. Per 3 secondi dicono le istruzioni. Ah, eccolo qua. Si è acceso. Ok, dal display vediamo subito lo stato della batteria, che è quasi carica. La temperatura interna, visto che è protetto sia da cortocircuito che da surriscaldamento, e poi abbiamo gear, che è la potenza, e delay è il ritardo in cui si effettuerà la saldatura una volta appoggiati i terminali. Allora, premendo 3 secondi quel tasto superiore, possiamo passare dalla visualizzazione cinese a quella inglese. Invece quello di sotto ci permette di modificare il ritardo. Quindi da 0,5 a 5 secondi. Una pressione breve di quello superiore ci fa aumentare la potenza da 1 a 8. Quello superiore ci permette di aumentare di un decimo. Adesso farei una prova di saldatura. Colleghiamo i due elettrodi. Accendiamo la saldatrice. Impostiamo un ritardo di 2 secondi e una potenza, iniziamo da 3. Allora, con l'elettrodo tengo premuto una parte. Eccolo qua. A 3 non è molto resistente. Impostiamo a 5, riproviamo.
A 5 è già abbastanza resistente, però aumenterei ancora. Andiamo a 7. Mamma mia, che fiammata! A 7 direi che è già un ottimo risultato. In realtà l'ha anche bucato. Quindi forse 6 sarebbe l'ideale. Andiamo a 6. Mettiamo 6 e riproviamo con la lamiera fornita in dotazione. Come vedete, dopo 2 secondi di delay, c'è stata una bella fiammata e l'ha quasi forato. Quindi tra 5 e 6 è l'ideale, almeno per questa, per questo tipo di lamella. Ok, test concluso, direi che funziona perfettamente. Questa versione pagata 55 euro con il display, che è la versione che io preferisco perché abbiamo sotto mano tutti i parametri ed è semplicissimo andare a modificare la potenza a seconda della lamiera che abbiamo a disposizione. E poi abbiamo anche la funzione di power bank, avendo una batteria integrata di 7500 mAh. Direi che è un ottimo acquisto. Vi saluto, pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere altri video come questo e ci vediamo al prossimo video. Grazie per la visione, ciao a tutti!